Nuova puntata di speciale TG News, l'approfondimento della redazione giornalistica di Sud TV. Una puntata oggi in cui si torna a parlare di territorio, lo facciamo con il sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti. Sindaco, benvenuto, bentornato a Sud TV. Grazie, grazie dell'invito che accolgo sempre con piacere in modo da confrontarmi con voi di Sud TV e con tutti i cittadini che ci ascoltano. Ci siamo visti prima della sua elezione, quindi durante la campagna elettorale, a 100 giorni dalla sua elezione. Ci rivediamo oggi a quasi un anno, 10 mesi, a 10 10 mesi. mesi, a 10 mesi da quel maggio del 2023 che l'ha vista trionfare alle amministrative di Olevano. Tanto è stato fatto in questi mesi, sicuramente non era facile, però ci si è riusciti. Tantissimi argomenti di cui parlare, parliamo di quello più d'attualità, lo abbiamo visto spesso anche durante le manifestazioni per la FOS qui a Battipaglia, un tema importante, un tema che coinvolge l'intero territorio. È un tema cruciale, giustamente come dicevi tu, molti associano la FOS al territorio di Battipaglia, perché diciamo, è il territorio dove c'è l'industria, dove c'è la struttura, la fabbrica, però quello che cerco di far capire è di coinvolgere tutto il territorio, perché la FOS è un'eccellenza della Piana del Sele e del comprensorio dei Vicentini. La stessa Olevano, che non ha un comparto industriale e produttivo importante, molti miei concittadini lavorano, quindi le loro famiglie si sostengono grazie allo stipendio, spesso monoreddito, dettato dalla FOS. Il paradosso grande è che ti viene la rabbia, perché poi si parla molto di meritocrazia, di rilanciare la meritocrazia, e poi quando ci troviamo di fronte delle eccellenze, a tutti i livelli delle istituzioni abbiamo delle difficoltà a difenderli. Cioè, oggi la FOS è in difficoltà, e lo possiamo dire non perché è un'azienda in perdita oppure perché produce un prodotto che non ha mercato, ma paradossalmente perché la FOS fa una fibra di altissima qualità. Con di altissima qualità, quindi anche con costi elevati, costi perciò elevati, là vanno fatte delle scelte nazionali che dovrebbero sempre secondo la norma, senza raggirare la norma, senza commettere dei reati, favorire però chi produce la qualità. Spesso ci ritroviamo anche sui nostri territori, attraverso Open Fiber, queste fibre di scarsissima qualità, con aziende che di spesso derivazione già abbiamo grosse dell'estero, difficoltà nel garantire la manutenzione ordinaria delle strade. Facciamo dei lavori per ampliare l'offerta tecnologica, per abbattere il digital divide su tutto il nostro territorio, e poi ci ritroviamo con continue rattoppi delle nostre strade. Oggi, proprio con il comandante dei vigili, abbiamo fatto un sopralluogo. Subito dopo Pasqua scriveremo anche delle diffide a queste ditte, perché non è possibile che ogni qualvolta si deve fare uno scavo, parlo per il mio territorio, ma vedo anche i comuni confinanti, poi il ripristino non è mai efficiente al 100%. assolutamente, non soltanto i comuni confinanti, ma è un qualcosa che purtroppo è endemico dei nostri centri. Della FOS se ne è occupato il Parlamento, tante interrogazioni parlamentari, notizia di ieri anche alla Commissione europea, l'eurodeputata Isabella Di Nolfi ha interrogato la Commissione europea, insomma un tema che deve essere trattato, ma sul quale si hanno poche risposte da parte di chi governa e di chi amministra. C'è molta confusione, c'è molta ricerca alla visibilità, forse perché ci sono le elezioni europee, quindi tutti gli schieramenti, non voglio fare politica in questo momento, sono interessati a fare le comparsate. Molti mi conoscono, ho tanti amici, io pure dal punto di vista sociale e sportivo ho ritrovato in questa battaglia tante persone con cui ho giocato a calcio, con cui ho fatto associazioni, pure di altri comuni, quindi veramente la mia battaglia, oltre che essere una battaglia territoriale, è di solidarietà per queste persone, e senza secondi scopi, perché io non ho scadenze elettorali imminenti. Mi auspico che a questo tavolo
tavolo che a breve si terrà a Roma, dove sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, diciamo, ci dovrebbe essere un potenziale acquirente. Un acquirente, sì, si giunga, tra l'altro italiano. Si giunga a una definizione. Mi ha fatto molto piacere anche ascoltare le parole del governatore De Luca e anche di Picarone quando in uno dei vari incontri che abbiamo fatto davanti al sit-in della FOS, dove la Regione Campania, qualora c'erano da fare degli ammodernamenti all'impianto, era a disposizione, come lo fu anche, se non erro, nel 2008-2009 con la Giunta Bassolino. Si parlava anche di ammortizzatori sociali da parte della regione, dell'integrazione alla cassa integrazione. Esatto. Sì. Lasciamo questo tema importantissimo, ovviamente solo per il momento, perché ne torneremo a parlare nel prossimo futuro. Focus su Olevano sul Tusciano, piccolo borgo dell'interno, come tanti della nostra provincia, che seppur modesto le difficoltà sono tante. Non è vero che i piccoli comuni si amministrano con più facilità, però nonostante le tante difficoltà del periodo che si sta vivendo, qualcosa si sta facendo per Olevano. Su tutte la sostenibilità ambientale, l'ambiente è un tema molto importante nelle agende dei governi, delle amministrazioni, la transizione ecologica su tutte. Olevano sul Tusciano sta facendo la sua parte. Sì, diciamo, noi orgogliosamente rivendico di aver dato vita a un'amministrazione green. In un momento dove si fanno tante chiacchiere, diciamo, di sostenibilità ambientale, di transizione ecologica, di comuni sostenibili, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte. L'abbiamo fatto rivoluzionando il calendario della differenziata, in modo da ridurre drasticamente il conferimento del secco indifferenziato. E lo abbiamo fatto mettendo subito in funzione degli impianti fotovoltaici sia sulla scuola primaria della frazione Monticelli, che è la più grande, sia sulla scuola secondaria di primo grado, l'ex scuola media di Ariano, che poi racchiude tutte e tre le frazioni. Nell'ultimo bilancio che proprio stamattina abbiamo approvato in Consiglio Comunale, abbiamo destinato delle somme per rendere green e sostenibile anche la casa comunale. Diciamo, a breve pubblicheremo un avviso per le aziende interessate, in modo da efficientare con pannelli fotovoltaici anche il nostro comune. Ricordo che Olevano ospita, sembra strano, molti quando lo racconto in giro non ci credono, la prima centrale idroelettrica del Mezzogiorno. La centrale del Tusciano è la prima centrale idroelettrica del sud Italia, all'inizio del Novecento si è sviluppata, poi con l'amministrazione Ciancio abbiamo avuto anche la possibilità di fare una centrale completamente solare, con pannelli solari. Ora, con il nuovo decreto del gennaio 2024, siamo pronti ad accettare come comune di Olevano sul Tusciano la sfida delle comunità energetiche. Sì. Tant'è che non nascondo, noi stiamo dialogando con tanti partner, con tanti player, si usa questo termine di player, sia già che sono interessati ad Olevano, IREN SPA, che gestisce la centrale idroelettrica, e anche il consorzio ABN Network, che anche qualche immagine nel frattempo. La vedo, che gestisce l'impianto fotovoltaico. Logicamente noi vogliamo raccordare tutto il territorio, tutte le esperienze positive, anche eventualmente il terzo settore, in modo da rendere veramente energeticamente indipendente la nostra piccola, fino a un certo punto, comunità, perché comunque siamo un comune di 7.000 abitanti. Vedevo scorrere le immagini anche la parte delle fogne. Noi da un mese abbiamo annunciato che l'ente idrico campano, attraverso un PNRR, ha finanziato il nostro
territorio con circa 2 milioni di euro, la dismissione dei 3 impianti di depurazione in modo da fare un unico connettore fognario che ci collegherà poi all'impianto di depurazione di Santa Lucia di Battipaglia. Con i tecnici del nostro comune e con i tecnici di Ausino, che è la società che gestisce i servizi integrati del nostro comune, stiamo cercando di apportare delle modifiche perché, per fare cambiare un attimo un tratto di questa fogna, soprattutto dalla frazione Salitto a quella di Monticelli, per passare in una zona dove in questi anni c'è stata una grossa espansione dal punto di vista abitativo, che è via Edoardo De Filippo, la strada che collega Salitto a Monticelli, via Frosano di Monticelli, dove ci sono tante abitazioni che al momento sono servite solo dalla vasca IMOF. Quindi, cambiando questo connettore fognario, stiamo facendo capire ai gestori, all'Ausino, che può essere una cosa utile e utilissima per le famiglie, ma anche di interesse privato per la loro azienda. L'abbiamo visto dalle immagini, tanto verde intorno ad Olevano, ci sono delle novità anche per il piano gestione forestale. Piano gestione forestale, di pochi giorni fa la nota della Regione Campania che finalmente dopo 13 anni Olevano ha un piano di gestione forestale aggiornato, nuovo, che entra in vigore, dove andiamo a regolamentare il pascolo, il sottobosco, la partita anche del taglio boschivo. Finalmente saremo in condizioni a breve di fare delle gare d'appalto per mettere a bando una parte del patrimonio boschivo del nostro Tusciano, anche per contrastare il taglio abusivo e per monetizzare per quanto riguarda le casse del nostro ente. Altro tema importante, quello della cultura, quello del turismo culturale, la Grotta di San Michele. Si sta continuando ad investire, a lavorare per portarla, possiamo dire, all'antico splendore. La Grotta di San Michele oggi diventa ancora più importante perché, come tutti quanti sappiamo, dall'11 di luglio il nostro territorio avrà l'aeroporto di Salerno e Costa d'Amalfi. A livello chilometrico Olevano sul Tusciano dista circa 10 km dallo scalo di Bellizzi Pontecagnano Faiano e pertanto avere poi un attrattore turistico fruibile può essere un'opportunità di sviluppo per tutta la nostra comunità. Abbiamo dallo scorso, l'abbiamo già detto quando abbiamo fatto il resoconto dei primi 100 giorni, una delle nostre prime delibere è stata quella dell'approvazione di questo progetto per la messa in sicurezza del costone roccioso, dell'assetto viario, della sentieristica e di un museo a corredo della Grotta di San Michele, proprio per renderla fruibile, perché ormai quasi 8 anni è chiusa alle visite. Sì, tranne qualche azione spot per andare a prendere il santo, per dei riti cattolici della nostra comunità, la Grotta di San Michele non è fruibile a tutti. Ora con questo progetto, che da dicembre abbiamo anche caricato insieme al Parco Regionale dei Monti Vicentini sul Rendis della Regione Campania, il portale per il dissesto idrogeologico, considerato che c'è stato il cambio di presidente del Parco Regionale dei Monti Vicentini, la settimana prossima mi recherò personalmente a Nusco, che è la sede del parco, insieme ai tecnici del nostro comune, per caricare le ultime schede, soprattutto dal punto di vista geologico, e poi ci aspettiamo quello che da sempre sostengono un po' tutti i politici di qualsiasi colore politico, di valorizzare e di dare il giusto lustro alla nostra Grotta di San Michele. Noi, proprio per par condicio su questa partita, siamo stati sia a Napoli, che è una regione governata dal centro-sinistra, sia al Ministero della Cultura, che è in mano al centro-destra. Al centro-destra con il ministro San Giuliano di Fratelli d'Italia, tra l'altro. E aggiungo, San Michele può essere quel collettore
della provincia di Salerno, perché sono tanti centri che venerano il santo, c'è anche un cammino, insomma. C'è un cammino michelico a livello europeo. A livello europeo addirittura. Cioè, la grotta di San Michele può tornare ad essere, come dicevi tu, diciamo, a risplendere come anche durante il Medioevo, tante persone, tanti pellegrini che tornavano da Gerusalemme, dalla Terra Santa, facevano tappa intermedia. Si può pensare anche a un gemellaggio, mettere in rete queste varie città intorno alla figura del culto michaelico e della figura di San Michele Arcangelo. Ha citato l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi per l'11 luglio, ormai possiamo dire domani si inizia a volare, tante le compagnie interessate, però ovviamente a noi interessa la ricaduta sul territorio, l'incoming, la ricaduta economica. Se però deve aumentare il traffico di cittadini, di turisti, deve esserci anche maggiore sicurezza nei nostri borghi, nelle nostre città. Olevano punta sulla sicurezza urbana. Sì. Io concordo molto dal Presidente della Camera di Commercio Andrea Prete all'ultima giornata che abbiamo fatto a Pestum qualche settimana fa, dove non è possibile pensare di sviluppare un territorio con finalmente, uso questo eufemismo, il decollo del nostro aeroporto e poi allontanarci 500 metri, 700 metri dall'aeroporto e trovare delle strade dissestate, sì, poco sicure e piene di rifiuti. Come amministrazione, nuova amministrazione di Oliva sul Tusciano, noi già con i fatti, dallo scorso bilancio, per quei pochi spazi finanziari, abbiamo investito nella sicurezza urbana, abbiamo installato degli attraversamenti pedonali rialzati un po' su tutto il territorio, lo continueremo a fare anche durante tutto il 2024. E sulla strada provinciale Olevano-Battivaglia, con le giuste autorizzazioni, soprattutto della provincia di Salerno, abbiamo installato un autovelox mobile, non per fare cassa, qualcuno ci vuole speculare sopra, poi con i dati abbiamo dimostrato che sono diminuiti, e faccio tutti gli scongiuri del caso, gli incidenti in questo periodo su questa strada che tra l'altro ha visto tanti morti. Appunto, sarà teatro di incidenti mortali. Tanti morti, ma senza fare eccessivamente cassa. Perché più o meno noi abbiamo ogni giorno che tiriamo quelle 4-5 ore l'autovelox attivo, circa 1000 passaggi di autovetture e le sanzionate non superano mai le 25, quindi siamo nell'ottica del 2-2,5%. Sono pienamente d'accordo, però aggiungo una cosa, se anche si facesse cassa sarebbero soldi che da reinvestire per la sicurezza, che non vanno nelle casse comunali, vengono reinvestiti. Noi ne parlavo con il responsabile del settore vigilanza, con l'assessore di riferimento, l'intenzione, anche perché stiamo parlando di un tratto stradale dove la pubblica illuminazione è a metà. Quindi uno dei primi interventi, proprio per dare un messaggio positivo, con questi soldi che abbiamo ricavato dalle sanzioni di questo tratto stradale qua, lo investiamo semmai allungando la pubblica illuminazione, abbellendo il ponte di Monticelli che ricade sulla provinciale ma è il bigliettino di visita di Olevano sul Tusciano. Ecco, proprio per dare un significato, non ci servono questi soldi perché dobbiamo, come si vuol dire, apparare, uso tra virgolette, i buchi di bilancio, ma reinvestirli dal tratto stradale che perché sono arrivati. Anche perché non devono essere soldi reinvestiti forzatamente in sicurezza e non soltanto urbana. In chiusura di questo appuntamento, altro obiettivo di cui avete parlato durante la campagna elettorale era la riorganizzazione della macchina amministrativa, anche in questo si è riusciti. Sì, io ricordo bene quando abbiamo fatto anche il confronto televisivo con il mio competitor durante l'ultima campagna elettorale in questo studio, quando mi fu chiesto i primi 100 giorni di riorganizzare la macchina amministrativa, cosa che posso dire a 10 mesi di aver realizzato quasi per l'80%. Alcuni mi dicono che sono fortunato. Cosa farete per i prossimi 4 anni? No, che sono fortunato. Napoleone sceglieva i suoi guerrieri non in base a una virtù in particolare, sceglieva semplicemente i più fortunati, mi viene questa battuta. Noi in 10 mesi abbiamo assunto al comune di Oliano sul Tusciano 10 nuove persone.
Nel prossimo bilancio, cioè nella prossima annualità, ormai il bilancio l'abbiamo approvato stamattina, quindi con l'approvazione del PAO che avverrà da qui a 30 giorni, puntiamo ad aumentare un po' le ore ai precari della pubblica amministrazione ed potenziare e continuare ad assumere, soprattutto per quanto riguarda la polizia municipale e il settore economico finanziario. Fra qualche giorno le festività pasquali e poi siamo già in estate, nella stagione turistica. C'è già qualche appuntamento? State lavorando già su qualche... Noi l'anno scorso abbiamo avuto grosse soddisfazioni, e non lo dico perché sono il sindaco o perché devo difendere delle scelte amministrative ben precise, ma diciamo, orgogliosamente lo rivendico, vedendo anche tanti cittadini non residenti a Torino sul Tusciano che durante questi mesi, subito dopo l'estate, mi hanno chiesto: dice, sindaco, ma la prossima estate rifarete tutti quegli spettacolini, tutti quell'intrattenimento del 2023, perché noi ci siamo trovati bene. Noi quindi, diciamo, con l'amministrazione che guido in modo sinergico, stiamo cercando di ripetere quantomeno il calendario dell'anno scorso, anche usando una formula che fu innovativa all'epoca, quella delle sponsorizzazioni per i privati. Noi l'anno scorso il 70% circa del calendario estivo è stato cofinanziato dai privati con un bando pubblico. Invece di fare i questuanti tra le attività, abbiamo detto: benissimo, noi pubblichiamo un avviso pubblico alla luce del sole, per chi vuole sponsorizzare i nostri eventi, che sono questi A, B, C e D, questo è l'IBAN, noi vi facciamo la fattura e vi diamo la visibilità. Tante persone, tante aziende hanno partecipato, ci hanno sostenuto e ci hanno dato la possibilità di vivere una bella estate. Quest'anno, ecco, cerchiamo di ripetere e di migliorare, cominciando dall'elemento fulcro, e sembrerebbe che su questo anche Scabec ci sta per dare una mano, che è la saga di Nardantuono, l'Ebre di Briganti, che si fa in Valle d'Aosta. Abbiamo seguito l'anno scorso. L'ultima chicca, proprio. Prego. Si parlava della grotta di San Michele. Oggi a livello mondiale si parla di intelligenza artificiale e di metaverso. Una delle idee che è venuta al mio vice sindaco è quella: ecco, perché non lanciamo anche la grotta di San Michele nel metaverso con questi visori, perché siamo in una fase dove non si può accedere, però le scuole comunque fanno tanti programmi formativi e noi vediamo come geniale questa cosa di portare in tutte le scuole italiane, ma anche nelle fiere, la nostra grotta di San Michele, almeno in questa fase che è inaccessibile, attraverso i visori, attraverso il metaverso. Quindi è un impegno che cercheremo di concretizzare a breve. Questa è una notizia, sicuramente un progetto interessante. Chiudiamo questa intervista con una battuta. Sindaco, parlando della FOS, hai detto di aver incontrato tanti amici con i quali giocavi a calcio. In che ruolo giocava Michele? Giocavo in porta, facevo il portiere, ho giocato a livelli, diciamo, dilettantistici, calcio a 11 fino in promozione, calcio a 5, diciamo, anche la Serie C, però, diciamo... La nazionale, sindaci, può essere interessata? No, anche perché con il calcio poi, diciamo, ho avuto un carattere un poco particolare da giovane. In questa seconda mia vita, eccolo, sto cercando di sminuzzarlo. Ci si è tranquillizzati. Grazie al sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, per essere stato con noi. Abbiamo fatto un po' il sunto di questi 10 mesi. Ci rivedremo, anche perché i temi sono tanti di cui parlare. Soprattutto lanceremo poi la stagione estiva. Grazie ancora e alla prossima puntata. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori di Sud TV. Arrivederci. Un saluto a tutti i telespettatori, lo sottoscrivo anch'io, e l'appuntamento con il prossimo approfondimento di Speciale TG. Grazie ancora.